Amici del Portale del Verde, eccoci qui ancora una volta a parlare di lui. Ebbene sì, l'avete riconosciuto, eccolo qua, quello che io ormai chiamo l'oro nero, humus di lombrichi. Qualcuno di voi dirà, ma come mai Alessandro ancora l'ennesimo video a parlare di humus di lombrichi? Beh, penso che sia giusto parlarci sopra in modo sufficiente in quanto è diventato l'humus di lombrichi, è entrato, e secondo il sottoscritto a pieno diritto, fra gli ammendanti, perché è un ammendante, non è un concime, migliori che noi possiamo utilizzare per le nostre piante. Che siano piante da orto, come potrebbe essere, ecco, o piante aromatiche come il basilico, le fragole, ma anche per le nostre piante ornamentali, soprattutto quando andiamo a rinvasare e andiamo a mischiare un po' il terriccio con questo ammendante, le piante ne beneficiano. E come se ne beneficiano? I risultati sono lì da vedere occhio nudo. Quindi reputo importante continuare a approfondire l'argomento humus, ma soprattutto humus fatto in casa. Qui stiamo parlando di un humus bio al 100% perché sappiamo esattamente quello che andiamo a inserire nella nostra bella compostiera, e oggi volevo proprio parlarvi di questo. Alcuni di voi mi hanno così, tra virgolette, contestato il fatto che all'interno della compostiera non metto così gli ingredienti giusti. Ingredienti si intende appunto gli scarti del giardino, piuttosto che le foglie, piuttosto che gli scarti della cucina, oppure non faccio gli strati che andrebbero fatti. Se andate in internet, se cercate in YouTube, ma anche nei blog, troverete proprio che il sistema giusto è quello proprio di andare a stratificare, alternare terra, foglie, erba che ricaviamo quando andiamo a tagliare il prato. Insomma, bisogna proprio fare degli strati, un po' come si fa con le lasagne, no? E quello porta a un risultato ottimo. Allora, io oggi sono qui a dire la mia e soprattutto a cercare di giustificare questo risultato. Guardate, questo è il raccolto di un paio di settimane. 2 settimane fa ho tirato fuori questo, un mastello, adesso non so dirvi quanti litri è, ma insomma stiamo parlando di circa 15 kg, 20 kg di humus. Humus finissimo, io non l'ho setacciato, viene già fuori così. Dentro c'è una catena di produzione incredibile, fatta di lombrichi californiani, cetonie e quant'altro, quello che io chiamo il grande lavoro del condominio, e ogni paio di settimane si tira fuori questa meraviglia, questo ben di Dio, che tanto bene fa alle nostre piantine. Allora, ho cercato di dare appunto una giustificazione a questa produzione smisurata. A casa ho anch'io una compostiera che ho fatto anni prima, è molto più anziana di questa. Questa, pensate, ormai è il secondo anno che è stata costruita e da 2 anni genera questo popò, questo ben di Dio. L'altra che ho a casa, anche lei fornisce una produzione, ma molto minore. Quindi sono andato a cercare, a ricercare quali possono essere i motivi. Allora, adesso vi faccio vedere, anzi, seguitemi, guardate qui, cominciamo a confermare quanto vi ho detto. Guardate cosa c'è all'interno, e neanche troppo tritato fine, guardate, questi sono rametti, per dire, di una potatura di un oleandro. Vedete, qui ci sono le foglie di quercia, c'è dentro un po' di tutto, c'è dentro del muschio, c'è dentro scarti del giardino, guardate, queste sono erbacce, c'è di tutto. Guardate com'è alto, è un continuo abbassarsi, si abbassa. Se andiamo a vedere all'interno, guardate, qui possiamo vedere la stratificazione, qui adesso c'è ancora il buco dove sono andato a tirar fuori questo ben di Dio, guardate, e ce n'è già ancora, l'ho tirato fuori, guardate, e eccoli qui, i nostri, guardate che meraviglia. Questo è il nostro operaio preferito, la cetonia. Il primo motivo per cui questa compostiera produce di più rispetto alla mia sono proprio loro. Nella mia compostiera ho notato che vi sono pochissime cetonie, qui invece vi è una moltitudine di cetonie. Appena si scava, guardate, eccone qua un'altra. Vedete, è pieno, e queste cetonie fanno sicuramente il bene della nostra compostiera. Altro motivo, ve lo faccio vedere subito, è l'esposizione. Allora, come vedete,
Questa bella siepe di lauro ceraso è più alta della compostiera di almeno 1 metro. Il sole la mattina sorge più o meno da quella parte e tramonta dall'altra. Adesso sono le 3:30 del pomeriggio e come vedete comunque lei è in ombra. Ve la faccio vedere da questa parte, così almeno vediamo se riesco a dare idea. Pensate se io l'avessi fatta da questa parte, ok? Guardate che sole che c'è. Ecco, sicuramente l'esposizione all'ombra, il fatto che non prende il sole praticamente mai, ma ha la possibilità di essere areata da tutti i lati, perché qui addirittura non ho fatto nulla se non appoggiarmi alla siepe di lauro ceraso. Dall'altra parte le assi, e torniamo dall'altra parte che vi faccio vedere, le assi le ho tenute ben distanziate. Ho usato questa distanza, come vedete passa dentro un pollice, ok? Questa distanza di un pollice che c'è su tutti i lati in questi due lati della compostiera, guardate qui come si vede bene, permette questa reazione, permette sicuramente, fa il nostro gioco, il gioco anche degli abitanti che vi sono all'interno. Quindi, areazione, esposizione, in una zona luminosa ma che non prende mai il sole. E poi ci aggiungo anche i due lati semiaperti, perché dall'altra parte non è una reazione da poco, è una reazione quasi totale, perché attraverso i rami del lauro ceraso, insomma, se io faccio passare il braccio, come vedete, è sì una bella barriera, ma posso tranquillamente passare. Quindi la reazione che vi è all'interno porta a una situazione del genere. È un incessante lavoro quello che c'è dentro, porta sempre a questo. Se si sta di fianco alla compostiera, si sente anche il rumore di questa grande attività che vi è all'interno e si sente proprio questa terra che continua a cadere. Io spero di avervi dato con questo video qualche ulteriore consiglio su come produrre in casa l'oro nero. Fatemi sapere se anche voi siete così entusiasti come lo sono io di questo ammendante. Che tra l'altro, attenzione, se non lo produciamo con le nostre mani, possiamo anche acquistarlo. Oggi l'ho trovato anche nei supermercati in comodi sacchi. Non si fa a pagare poco, perché giustamente dà una grande resa, dà dei grandi risultati e giustamente i produttori si fanno anche pagare, anche perché c'è dietro veramente un grandissimo lavoro per produrre una manciatina così di humus. Noi abbiamo la possibilità di farlo in casa, quindi scrivetemi, fatemi sapere, approfondiamo sempre di più tutti insieme questo argomento, apriamo questa community che parla proprio di humus e poi insomma un bel pollice all'insù. E iscrivetevi al canale. Ciao, alla prossima!